Eccoci, siamo live sulla pagina di Lega Ambiente Bergamo. Grazie per averci aspettato. Avevamo detto alle 19, siamo leggermente in ritardo. Diamo ufficialmente il via alla edizione 2020 di Rama e quest'anno lo facciamo con una novità, che sono queste interviste doppie, triple, vedrete dal calendario su www.dirama.eu, tante iniziative online e live per farvi partecipare anche a distanza e mantenere insomma questo approfondimento sui tanti temi che ci caratterizzano e ci appassionano. Prima di tutto l'ambiente, ma tutto ciò che ruota attorno all'ambiente, l'alimentazione, gli aspetti sociali dell'alimentazione, che sono poi i temi che tratteremo questa sera, e poi la mobilità, l'innovazione tecnologica, i movimenti sociali, insomma, c'è veramente tanta carne al fuoco anche quest'anno. Allora, partiamo subito. Stasera abbiamo ospite Francesca Forno, docente di sociologia dei consumi all'Università di Trento. Ha all'attivo molti lavori proprio sui consumi, sul cibo, sull'alimentazione, sui movimenti alimentari. Allora, stasera con Francesca parliamo proprio di sostenibilità, che non vuol dire solo sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale. Francesca, quindi, che cosa possiamo fare noi? Che cosa significa essere sostenibili o insostenibili nel campo dell'alimentazione? Beh, innanzitutto grazie di questo invito, mi fa molto piacere partecipare a questo festival, anche se online, sfortunatamente, ma avremo modo anche di capire come mai, anche rispetto ai temi di questa sera. Cosa vuol dire sostenibilità rispetto al cibo e rispetto all'ambiente? Beh, come giustamente hai detto tu, non si tratta solamente di essere sostenibili rispetto all'ambiente, ma fare delle scelte sostenibili anche rispetto al sociale. Sono due ambiti, quello ambientale e quello sociale, che ormai abbiamo capito che devono stare insieme. Non c'è sostenibilità ambientale se non c'è anche un accesso al cibo che sia garantito socialmente, che non possa essere solamente un cibo per privilegiati, come ogni tanto i consumi verdi vengono etichettati, no? Quindi avremo la possibilità di un po' esplorare piano piano queste tematiche questa sera. Cosa vuol dire? Vuol dire essere più consapevoli del fatto che i nostri atti individuali, quelli di consumo e di consumo di cibo, il tema di questa sera, hanno delle ripercussioni sia sull'ambiente ma anche sulla sostenibilità sociale. Vuol dire smettere di pensare che l'atto del consumo è un atto individuale, non è assolutamente. Siamo abituati a pensare che il consumo è qualcosa che scegliamo di fare autonomamente. In realtà è così, però dobbiamo essere molto consapevoli o guadagnare in consapevolezza rispetto a cosa succede, a quali sono i veri costi del nostro consumo. Magari pensiamo di risparmiare in qualcosa, ma poi abbiamo dei costi ambientali e sociali molto ampi. Aumentare di consapevolezza vuol dire, quando andiamo a fare la spesa, ad esempio, chiedersi, quanto è stato sfruttato l'ambiente per produrre quel bene, e quanto sono stati, rispettati i diritti dei lavoratori. Possiamo fare tanto, come consumatori, come cittadini nel nostro ruolo di consumatori. Non mi piace mai definirci come consumatori. Siamo appiattiti nei discorsi pubblici come se la nostra funzione sociale ormai fosse solo quella di consumare, no? Anche adesso abbiamo bisogno di rilanciare l'economia, devono ripartire i consumi. Però non ci viene mai detto quali consumi dovremmo far ripartire, o non veniamo mai invitati a pensare a quali consumi possiamo far ripartire per garantirci un consumo e per un futuro sostenibile. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto stare attenti a cosa si acquista, per esempio adottare una dieta sostenibile, un concetto nuovo ma molto interessante. Non, vuol dire non solamente stare attenti, mi ricordo una delle prime stesi, tra l'altro a Bergamo, che ho seguito, no? Che iniziava così: non solo stare attenti al nostro girovita, no?
ma anche stare attenti a quanto si preserva la biodiversità dei nostri territori, cioè quello che mangiamo, quello che mettiamo nel carrello non è indifferente per quello che si produce. Chiaro che se noi standardizziamo, come stiamo facendo, i nostri consumi, acquistando sempre i soliti alimenti, come effettivamente si fa o tendiamo a fare, è chiaro anche che dall'altra parte chi produce il nostro cibo tenderà a darci sempre gli stessi alimenti. Quindi in realtà cosa vuol dire essere sostenibile nella scelta di cibo? Vuol dire anche scegliere cibi variegati. Cioè proviamo a pensare quanto le nostre scelte influenzano poi quello che si coltiva. Mi certo, fa sempre... Domanda offerta, chiaramente. Ma quindi non solo legati alla stagionalità, che già sarebbe un passo avanti, perché molto spesso si consumano e si scelgono cibi che non sono affatto stagionali, ma anche alla località, il famoso chilometro zero. Non è sufficiente quello, cioè nel senso che non è, ecco, oggi si punta molto sull'italianità, sul locale, però anche lì bisogna capire che locale e che italianità, perché è vero che è illogico che alcuni cibi che coltiviamo molto vicini noi li acquistiamo che provengono dalle altre parti del mondo, penso, non so, agli agrumi, cioè, mi pare sempre un po' impressionante, no? che abbiamo una produzione di agrumi incredibile nel nostro paese, però molto spesso arrivano dalla Spagna se non da molto più lontano, no? Però ecco, il locale non è l'unica cosa a cui stare attenti, perché il locale può essere un locale inquinato, pieno di pesticidi, oppure può essere un locale che magari costa poco, ci arriva nei nostri supermercati con un prezzo minore, ma perché alla base c'è un gioco delle aste o alla base c'è un lavoratore sfruttato. Quindi il locale è importante, il chilometro zero è importante, però non ci si può fermare solo a quello, anche perché secondo me anche ridurci a solo l'idea di consumare i cibi del territorio, insomma anche le nostre diete devono essere anche variegate e non devono essere una sofferenza, una privazione di qualcosa, di assaggiare qualcosa che viene da altre parti del mondo. Cioè, non dobbiamo vivere la sostenibilità come una deprivazione, dobbiamo vivere la sostenibilità come una scelta consapevole, prediligere determinati alimenti, ma non è che ci dobbiamo privare di qualsiasi sfizio, no? L'Italia è molto lunga e stretta e ci sono delle regioni sicuramente più fortunate di noi che hanno più scelta in campo alimentare di quella che magari può essere l'alimentazione. Certo, riappropriarci anche dei saperi, delle culture, delle culture locali è molto importante. Penso per esempio all'azione, secondo me, molto molto importante che ha fatto un movimento come Slow Food, della rivalorizzazione di prodotti, di semi antichi, di grani antichi, piuttosto di fagioli, cioè una cultura della biodiversità che si stava perdendo, con questa idea di preservarla tramite i presidi. Io penso che sia stata un'operazione culturale molto importante, poi imitata e in qualche modo allargata anche da altri movimenti, da altre organizzazioni sociali. Penso oggi che ci sia una cultura della biodiversità che passa dall'alimentazione molto più diffusa. Mi ricordo per esempio una campagna sui pesci, no? Anche lì, veramente, cioè, se facciamo uno sforzo di riflessività rispetto ai nostri consumi, ci rendiamo conto che tendiamo a comprare sempre le stesse cose con questo ci rimette la nostra biodiversità del nostro territorio, di cosa si può coltivare nei nostri territori. Quindi il cittadino ha un potere molto importante, che è quello del consumo e delle sue scelte di consumo, che bisognerebbe esercitare molto di più. E a proposito di questo abbiamo un primo commento di Nino Lobello che ci sta seguendo e che dice: biodiversità, salvaguardare i semi, la piccola agricoltura contadina. Anche questo è un tema, quello della piccola agricoltura che hai nominato con i presidi. E invece ne abbiamo degli esempi, prima parlavi di aree inquinate, di sfruttamento del lavoro, qualcosa insomma si comincia a sapere anche in Italia e l'abbiamo sotto gli occhi purtroppo tutti i giorni. Però come facciamo da cittadini consapevoli o che vogliono diventare sempre più consapevoli in questo a scegliere prodotti che siano scevri da questa catena maledetta?
Non è semplice purtroppo, non è semplice perché, per esempio, se penso alle differenti etichette che ormai invadono i nostri prodotti, no? Che sono talmente tante che si tende a fare confusione, a non capire, no? Quindi da un lato ci dovrebbe essere una maggiore conoscenza di tutti questi sistemi di riconoscimento, cosa che evidentemente non c'è, perché gli studi fanno vedere che non sappiamo riconoscere le varie etichette, che cosa vogliono dire. Quindi, da un lato, sarebbe molto importante che le associazioni dei consumatori si operassero per fare in modo non solo di tutelare verso le frodi i consumatori, ma anche per informarli e per aiutarli a conoscere tutti questi sistemi di riconoscimento dei prodotti, saperli leggere, saperli utilizzare. Proprio per la loro difficoltà, almeno questa è una delle spiegazioni che do, per esempio, alla grande crescita dei gruppi d'acquisto solidale, è proprio per questo, cioè i cittadini non si sentono garantiti, allora cercano dei sistemi di certificazione in qualche modo che si basano sulle relazioni di conoscenza e di prossimità, che sono molto validi, sono molto interessanti. Per esempio, in Lombardia, mi ricordo ancora quando lavoravo all'Università di Bergamo, abbiamo studiato questi sistemi di certificazione partecipata, che sono molto, molto importanti. Penso che una delle ragioni per cui si è diffusa questa idea del chilometro zero sia anche perché i cittadini cercano più sicurezza, no, in quello che acquistano e la cercano vicina perché non si fidano dei sistemi di certificazioni più allargati oppure non li conoscono, fanno confusione. Quindi ci sarebbe tanto lavoro da fare, sia di informazione del cittadino rispetto alla possibilità di conoscere attraverso questi sistemi di certificazione. La certificazione è importante perché ci sono degli standard che devono raggiungere chi produce il nostro cibo per avere queste certificazioni, però è chiaro che se si sviluppano queste forme di certificazione di prossimità, di relazione come gruppi d'acquisto solidale, vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare, a parte che i gruppi di acquisto solidale svolgono anche altri ruoli, come quelli, per esempio, di ravvivare le relazioni sociali e di riavvivare i nostri sistemi locali del cibo. Quindi non sono solamente un sistema di certificazione, sono un sistema ben più alto di espressione pratica della solidarietà tra attori che vivono vicino nel proprio territorio, che vogliono indirizzare le politiche del proprio territorio. Certo, e anche di socialità, insomma, quando arrivano le cassette da riempire Cioè, non vorrei appunto aver dato l'idea che i gas sono molto di più di sistemi di consumo, sono sistemi Certo. sociali molto complessi e che sono molto importanti per questo. Però non andremo nella direzione dei soli gas, insomma, sarebbe bello, però, insomma, è complesso. La grande distribuzione esiste ed è chiaramente molto diffusa da noi tantissimo, ma in altri posti, paesi del mondo, forse anche di più, dove si è perso ancora di più il mercatino, il supermarket di prossimità e le città sono sempre più grandi, sempre più megalopoli, quindi è difficile andare incontro forse a questi sistemi. Può la distribuzione avvicinarsi a questo processo o lontani anni luce? Beh, su questo io ho molto riflettuto nelle mie ricerche, perché effettivamente la grande distribuzione ha un ruolo molto importante, per esempio, soprattutto nei nostri, in Europa, dove comunque la grande distribuzione è soggetta a delle regolamentazioni, quindi non possiamo dire che il cibo che si trova nelle grandi distribuzioni sia un cibo dannoso per la salute. Alcuni cibi, sì, insomma, bisogna sapere anche scegliere, ovviamente, però diciamo che la grande distribuzione svolge anche un ruolo sociale molto importante. Il problema è però quando rimane solo lei, quando i nostri sistemi di distribuzione del cibo diventano non più democratici, nel senso che esiste solo un canale. Per esempio, non in Europa, non sono così diffusi, però per esempio negli Stati Uniti o in altri paesi c'è questo fenomeno che si chiama dei food desert, no? Dei deserti del cibo, dove il cibo si può comprare solamente nella grande distribuzione. Questa è una perdita per la biodiversità, per la socialità, ma anche per la resilienza dei nostri sistemi del cibo. Un esempio di purtroppo questi mesi, laddove c'erano solamente supermercati e grande distribuzione, la quarantena in questo periodo di Covid ha ben fatto vedere che i sistemi di distribuzione
non erano abbastanza, non era, avevano perso la loro efficienza e la loro resilienza, si formavano grandi file, mentre laddove c'era anche un po' di psicosi, eh? C'è stata anche un po' di psicosi. C'è stata anche un po' di psicosi, però proviamo a pensare che il sistema economico è un po' è democratico nel momento in cui mantiene tante opzioni, dove puoi andare a fare a comprare al supermercato, ma puoi andare anche al mercatino del contadino, puoi andare al gas, puoi andare in tanti luoghi. L'obiettivo ovviamente sarebbe che la grande distribuzione cambiasse le proprie politiche interne, no? Senza rubare idee per puro marketing alle reti alternative di approvvigionamento di cibo, ma che in qualche modo andasse in quella direzione realmente, no? Sarebbe anche importante che magari le politiche del cibo che fanno le diverse città smettano anche di aprire ipermercati e supermercati che chiaramente entrano poi in competizione col commercio locale, con i mercatini locali, perché comunque è comodo andare in un posto solo per fare tutta la spesa, no? Ecco, la comodità diciamo che è l'avversaria più grande della sostenibilità. Diventiamo consumatori comodi, e qui chiamo consumatori, non definisco cittadini, e perché si fa fatica, cioè si pensa di fare tanta fatica, no? Differenziando, andare in giro per i negozi piuttosto che andare in un unico posto dove si può comprare di tutto. Certo. Beh, e poi diciamo che i centri commerciali e quei grandi supermercati entrano anche un po' in conflitto con un altro tema, che questo sì è ampiamente ambientale, che è quello del consumo di suolo. Insomma, abbiamo centri enormi che stanno mangiando pezzi di città e di periferie. Una domanda un po' personale, che però magari diventa un consiglio anche per noi tutti. Qual è il comportamento sostenibile a cui oggi, da studiosa, non puoi più rinunciare? A me è diventato molto insopportabile comprare la frutta e la verdura negli imballaggi di plastica. Questa è una cosa che ormai non faccio più. Lo facevo, devo dire. C'è stato fortunatamente una grossa campagna di sensibilizzazione sulla plastica, che penso abbia dato degli ottimi effetti, perlomeno li ha avuti su di me, non che ne comprassi grande quantità. Però devo dire che vedere la frutta, i peperoni in questi imballaggi confezionati è una cosa che non faccio più, mi dà anzi veramente molto fastidio. Non capisco come le persone possano sentirsi più sicure nelle loro scelte alimentari quando acquistano questi cibi super imballati. Quindi questa è sicuramente una questione, e devo dire che studiando questi fenomeni ho aumentato anche molto la mia sensibilità. Devo dire che la scuola dei gas a me ha fatto molto bene come cittadina e come consumatrice. Purtroppo mi capita alle volte di non guardare in maniera approfondita l'etichetta, ma devo dire che anche l'origine di provenienza è qualcosa a cui sto molto attenta. Diciamo plastica e origine di provenienza, questo sì. Penso siano due questioni che sono facilmente, che si possono adottare facilmente. Insieme alla stagionalità, ecco, anche quello. Devo dire che rispetto a una ventina d'anni fa le mie pratiche di acquisto sono molto molto cambiate. Non faccio parte di un gas, ma avendoli studiati e avendo molti amici che ne fanno parte, devo dire che questa cosa ha cambiato radicalmente la mia modalità di acquisto. Poi non sono una consumatrice super sostenibile, questo purtroppo, però insomma ho fatto dei miglioramenti. Penso che questo sia migliorare. Beh, la questione Covid però ci sta insegnando, purtroppo, stiamo tornando indietro, anni di battaglia nei confronti della plastica, dell'usa e getta, sono stati all'improvviso dimenticati,
chiaramente anche giustamente per l'emergenza sanitaria, però bisognerà rivedere questi sistemi. Il rischio è che le persone siano sempre più portate ad acquistare prodotti imballati perché si sentono più sicuri sull'igiene del prodotto e non debbano utilizzare i guanti, la scelta, toccati da altre persone. Insomma, la paura può portare ad acquisti meno sostenibili. Ma in realtà dai dati che abbiamo noi, che sono parziali perché dobbiamo, chiaramente sono dati ancora troppo giovani per essere stabili, però in realtà quello che stiamo vedendo è che ci sono state due tendenze, una è quella che dici tu, l'altra invece è quella di acquistare più nel locale ed evitando i passaggi, perché se in realtà ci pensiamo, no? Quando andiamo al supermercato, va bene, indossiamo i guanti, le mascherine, anzi adesso i guanti non sono fortunatamente, direi, per la questione che dicevi tu, non più necessari. Però proviamo a pensare che tocchiamo, non so, il litro di latte o la verdura, che toccano anche altri, no? Quindi in realtà lì il passaggio è, mentre se, come è successo a casa mia durante il periodo di quarantena, è un produttore locale che ti porta il tuo cibo, non solo è più piacevole, è anche più buono, devo dire, ma è Trento, giusto, in questo momento. Scusa? Sei a Trento in questo momento. A Trento, sì. E proprio di provenienza degli alpeggi. Sì, se ce ne fossero ancora un po' di più sarebbe meglio, non solo nelle fotografie dei formaggi e delle scatole di latte. Ecco. Detto questo, a me personalmente, ma non solo a me, a tante altre persone dava molto più sicurezza questo tipo di acquisto. O andare dal fruttivendolo, vicino a casa mia c'era per esempio un mercatino che è rimasto aperto tutto il periodo del Covid. Io francamente mi sentivo molto, e penso molte altre persone si sentissero molto più sicure andare all'aperto ad acquistare il cibo da due sole mani, piuttosto che andare in un supermercato al chiuso. Penso che le tendenze sarà bello studiare anche rispetto a chi ha fatto una scelta rispetto all'altra, però penso che l'idea è che siano esistite entrambe, quelle che si sentivano più sicuri. Infatti i mercati nel momento in cui sono stati riaperti sono stati riaffollati, cioè la gente c'è andata con grande interesse, forse più di prima. Quindi in realtà è vero quello che dici tu, ma è vero anche il suo contrario. Secondo me la filiera corta ha avuto durante il Covid un importante ruolo. Un importante ruolo per la nostra alimentazione. E a proposito di alimentazione e dieta, ma non nel senso di dimagrante, quello che è il vero senso della parola, no? L'abitudine al mangiare tutti i giorni determinati alimenti. Il mangiare più fare delle scelte di consumo sul cibo più sostenibili, quanto può incidere anche sulla nostra salute? Noi molto spesso scegliamo e mangiamo alimenti molto e troppo elaborati. Assolutamente, quello che si consiglia adesso, appunto con questa idea di dieta sostenibile, è quella di preferire alimenti freschi e non elaborati. Quindi anche lì si vede un aumento della sensibilità delle persone. In realtà le cose stanno migliorando da questo punto di vista, ma ce ne rendiamo conto, altrimenti non avremmo i supermercati che ingrandiscono le parti di offerta di prodotti stagionali, freschi, locali, o i ristoranti o i piccoli negozi che si specializzano su questo. Il problema è che si allarga anche l'altra parte. Molto spesso quando faccio lezione su questi temi faccio vedere come ci sono due tendenze, no? Il fast food e lo slow food, che sono poi di derivazione, al di là di slow food movimento, di tutta una serie di comportamenti, perché nei supermercati te ne sarai resa anche tu, o se ne renderanno corto chi ci ascolta, si stanno ampliando due reparti, quello del cibo pronto, salva tempo, no? E quello invece del cibo fresco, locale, che appartengono anche a due tipologie di consumatori che sono anche socialmente stratificati. E questo è il tema, secondo me, sociale vero del consumo critico, perché il consumo critico è il consumo sostenibile, no? È un consumo di classe, lo fanno determinate persone che hanno determinati
livelli di istruzione e determinati livelli di reddito, mentre se pensiamo veramente a garantire un futuro e un cibo sostenibile a tutti, dovremmo pensare che questo consumo non dovrebbe essere fatto solamente da fasce privilegiate. Prima parlavi, no, del fatto della dieta, dell'essere magri o grassi, cioè provate a pensare non tanto in Europa, dove le abitudini, anche se anche qui stiamo cambiando molto velocemente, però le abitudini di consumo generalmente sono le più sane, però per esempio in America le ricerche fanno vedere che c'è quasi una sovrapposizione tra obesità e marginalità sociale, no? Perché il junk food così famoso, no, costa di meno rispetto all'alimento fresco, no? Oppure comunque sia cioè c'è veramente tanto lavoro da fare, sia dal punto di vista dell'accessibilità, sia dell'informazione, ma anche del prezzo. Cioè bisogna capire perché certi cibi costano di meno, no? Quindi e rendere accessibile il cibo sano sia alla mente, ma sia alle tasche delle persone, cioè sia alla cultura delle persone, deve diventare un'abitudine, deve essere qualcosa che cercano tutti, a prescindere dalla classe sociale, ma deve essere anche un cibo che non costa troppo e quindi escludere delle classi sociali, delle parti della società che magari non solo mancano di sensibilità, ma non è quello molto spesso il problema maggiore, ma mancano proprio delle risorse, no? Quindi il problema dell'accessibilità è un problema molto importante. Costano di meno hamburger a strati, 8 strati di carne rispetto a un'insalata fresca, perché? Perché per il discorso che facevamo prima della domanda offerta, perché c'è un vantaggio economico di grandi lobby ad avere distese di allevamenti, perché abbiamo questo iperconsumo di carne soprattutto, e magari ci si è dimenticati che esistono altre forme di proteine, anche animali, perché parliamo di carne rossa soprattutto, ma vegetali, senza necessariamente dover fare una scelta di vegetarianesimo o veganesimo. Quello che dici tu è senz'altro vero, cioè le lobby della carne, ormai sono stati fatti film, raccolti dati che evidenziano questo problema. Che carne è, poi bisognerebbe chiederci, e quanto impatta sul consumo di acqua, sui livelli di inquinamento che poi provoca, no? Quindi sicuramente c'è un sistema del cibo globalizzato caratterizzato da grandi lobby che chiaramente tramite la pubblicità, tramite il fatto che ovviamente se tu coltivi una sola cosa o allevi un solo tipo di bestiame in grandissime quantità in situazioni secondo me allucinanti, no? Poi hai le tue catene distributive che sono certe perché sono grandi supermercati, è chiaro che in questo modo tu hai un incontro tra produzione e distribuzione che è più efficiente, no? Rispetto alle piccole catene che sono evidentemente non efficienti quanto le grandi catene. Il problema è, come si dice, passare da un'idea di efficienza a un'idea di sufficienza. Cioè, ormai è noto che mangiare troppa carne non fa bene alla salute, ma non fa bene nemmeno all'ambiente. Quindi l'idea di passare da un'idea di efficienza, un'idea di sufficienza, cioè capire dov'è il limite, non solo il limite dei nostri consumi rispetto ai limiti ambientali, ma anche il limite per la nostra salute. E poi c'è questo slogan che fa parte poi dell'idea anche della decrescita, no? Che è un'idea molto interessante rispetto alle nostre abitudini di consumo, che sottolinea come per avere una sostenibilità, una vera sostenibilità, noi abbiamo bisogno di decrescere nella produzione e nel consumo, no? Consumiamo troppo e produciamo troppo. E c'è questa idea che mi piace molto, che è loro, e dice consumare meno e meglio, no? Perché molto spesso ci si lamenta che determinati prodotti costano di più, però non ci rendiamo conto che a livello globale un terzo del cibo che viene prodotto viene gettato. E noi stiamo adesso conducendo una ricerca su questa questione, e dentro
ai nostri frigoriferi, ma non solo, dentro agli scaffali dei supermercati e i loro frigoriferi, si getta tanto, no? Quindi in realtà è qui, cioè, si potrebbe risparmiare avendo un sistema più sufficiente, no? Si potrebbe molto risparmiare, no? Con sistemi sufficienti, sia interno alle nostre economie domestiche, ma sia interni anche a questi distributori, grandi o piccoli che siano. Di spreco alimentare, in questo l'Unione Europea ha fatto un passo avanti nel 2018 con la normativa proprio sullo spreco alimentare, ma c'è ancora tanto da fare? C'è ancora tanto da fare, tra l'altro vedevo in questi mesi i dati durante il Covid, che è stato molto interessante. Molto molto interessante il fatto che durante la quarantena, lo spreco alimentare si sia molto molto sia molto diminuito, no? E questo fa riflettere su che cosa? Che i gas hanno praticato e ci hanno insegnato, che si spreca di meno laddove si pianifica di più. Allora, l'indicazione nei mesi di quarantena era di andare a fare la spesa una volta a settimana. Quindi le persone, le famiglie cosa facevano? No? Programmavano, anche un po' come quando si fa quando si è a dieta, no? Io ne ho fatte tante, non raggiungendo mai grandi risultati, però al di là, invece se si pensa alla sostenibilità del sistema del cibo, mi viene più facile, però proviamo a pensare che nel momento in cui si pianifica durante la settimana è chiaro che tu stai attento a cosa acquistare, fai una pianificazione, vai a fare la spesa con la vecchia lista, quella che avevano le nostre nonne, no? Quindi non ti fai, soprattutto in quarantena, forse ti attiravano di meno tutte le cose superflue e consumi tutto. Addirittura stiamo sempre in questo progetto che sto coordinando qui a Trento, stiamo rivalutando, stiamo cercando di diffondere tra di noi delle ricette anche su quello che in realtà una volta si sarebbe gettato mentre può essere cucinato e gustato, perché poi anche delle verdure o degli alimenti che compriamo molto spesso gettiamo via delle cose che sono assolutamente commestibili. Quindi ci sono tanti ragionamenti. Ecco, questa della pianificazione dei consumi penso sia stata una cosa molto interessante che abbiamo rilevato durante il periodo del Covid. Pianificare di più, che appunto, come ti dicevo, i gas sono stati maestri da questo punto di vista, nel senso che, e tanto è vero che i gasisti in quarantena hanno sofferto molto di meno rispetto ai consumatori mainstream, no? I consumatori di massa. Si sono trovati spaesati un po'. Esatto, non si sono trovati spaesati, no? E questo dovrebbe essere valorizzato, questa cosa, questo importante ruolo educativo, ma anche di pratica che hanno i gruppi d'acquisto solidale, perché questo si potrebbe in parte imitare. Tra l'altro sfido chiunque a dirmi che durante il lockdown si è speso di più di cibo, perché in realtà quello che si è anche verificato è che sprecando di meno, progettando di più, si è speso anche di meno, magari aumentando la qualità, perché un'altra cosa molto interessante in questo periodo così buio è stato che non è che le persone rinchiuse in casa abbiano abbassato la loro qualità di cibo, ma l'hanno aumentata, hanno cercato più prodotti locali, più prodotti biologici. Quindi nel momento in cui tu cucini, ricucini a casa, poni attenzione a quello che compri. Quindi è qualcosa che non dobbiamo lasciar passare, altrimenti questi mesi ci avranno portato indietro, invece di portarci un po' più avanti, no? Cioè, su queste cose bisogna... Sarà molto importante anche queste iniziative come la vostra o come quelle che stiamo portando avanti all'università, cioè l'idea che queste cose non si debbano perdere, una delle piccole cose positive che questa disgrazia che ci è caduta in testa ci ha fatto, e dobbiamo assolutamente provare a conservarla. Beh, sicuramente la riscoperta anche dell'autoproduzione in casa, insomma rinchiusi in casa, la possibilità di uscire poco e di... e voler evitare di andare al supermercato, gli italiani si sono riscoperti tutti i cuochi, soprattutto panettieri e pizzaioli, perché il lievito è stato il casus belli. Si arrabbiavano pure, mi dicevano, se non provavano la farina. Quando la pizza e il pane a un italiano, fai un gravissimo danno.
effettivamente anche questa riscoperta, insomma, della produzione in casa, un po' per piacere di poter passare il tempo in cucina e distrarsi anche dalla situazione che abbiamo dovuto vivere, un po' anche forse per ritornare a quello che è un po' la nostra italianità, no? Siamo un po'... siamo dei buon gustai. Ci sono molti progetti che in questo periodo si sono chiamati, compresa la campagna di Friday for Future, Ritorno al futuro, no? E che è un concetto molto bello se lo applichiamo a quello che stiamo dicendo, no? Perché non è un ritorno al passato. Per esempio, le ricerche che abbiamo fatto con i nostri studenti hanno fatto vedere che non è che si è ritornato che a fare il pranzo, la cena fosse solo la mamma e non il papà, in realtà c'è stata più condivisione dei ruoli, quindi non è stato un ritorno al passato, no? Che la cura, c'è anche questo aspetto, però insomma si può anche affrontare questo aspetto, si può ritornare al passato, magari anche no, ma si può anche ritornare al futuro, quindi magari non consumando tutti i cibi fuori, ma cucinandoli anche dentro, no? Dentro alle case, può essere anche una cosa molto piacevole. Dal nostro punto di vista ci impegneremo come Lega Ambiente a portare avanti sicuramente questi discorsi e perché no, magari anche a dare sempre più consigli e riscoprire anche noi quelle che possono essere delle pratiche per andare incontro, insomma, per evitare lo spreco alimentare, per aiutare a consumare in maniera sempre più consapevole. Ma se dovessimo e volessimo chiedere qualcosa alle amministrazioni, che cosa dovremmo esigere? Che cosa devono fare a livello normativo le istituzioni per aiutare il cittadino ad essere sempre più consapevole nei suoi consumi? Non solo buone pratiche ci vogliono, ma anche normative, insomma. Qui tocchi il mio argomento a piacere, nel senso che... ritorniamo al fatto che il consumo critico è un consumo di classe. Mi piace proprio usare questa espressione per marcare la sua drammaticità, cioè il suo lato oscuro, no? Il suo lato che non vorremmo. Certo che se si fa solamente a livello volontaristico, con il grande impegno, perché stare dentro un gas non è la cosa più semplice del mondo, è molto difficile, e i gruppi d'acquisto non sono solamente gruppi di consumatori, perché si prendono in carico anche una parte della logistica, e ci hanno insegnato anche questo, che per rendere accessibile abbiamo bisogno di infrastrutture. Non ci basta la volontà, la buona volontà delle persone, ma abbiamo bisogno di una infrastruttura che renda questo cibo accessibile a tutti. Questa infrastruttura non la possono garantire solamente i cittadini con le loro buone pratiche. Le buone pratiche a un certo punto sono state sperimentate, funzionano, perché dentro i gruppi d'acquisto a parità di qualità si risparmia. Abbiamo bisogno però che le istituzioni emulino questi gruppi, capiscano che questi gruppi hanno trovato una soluzione e che la rendano disponibile a tutti. In che modo? Con dei mercati, dando degli spazi. Per esempio, in questo momento a Trento ci si è posto il problema: come manteniamo la sostenibilità di questi sistemi che si sono diffusi spontaneamente durante il Covid, no? Di incontro diretto tra produttori e consumatori. Però i consumatori oggi sono ritornati al loro ritmo normale. Come facciamo a fare in modo che questo tipo di consumo sia sostenibile anche quando torniamo al lavoro e non siamo più a casa che possiamo aspettare i campanelli che suonano e i produttori che arrivano? Allora qui il ruolo delle amministrazioni, a partire da quelle locali, è fondamentale. Bisogna smettere che questi attori politici continuino a parlare di sostenibilità, ma poi non infrastrutturino. Non creino le adeguate infrastrutture per il consumo responsabile, per il consumo sostenibile. Bergamo, come Trento, come Milano, come tante città, hanno firmato una cosa che secondo me è bellissima, si chiama Patto di Milano, il Milan Urban Food Policy Pact, che è una delle, delle conseguenze dell'Expo di Milano. È molto bello, se uno va a leggere i punti, no? Che questo patto, che le amministrazioni fermano, ahimè spesso penso molto in maniera distratta e superficiale, ci sono tutta una serie di impegni
che le amministrazioni hanno per facilitare proprio il consumo di cibo sostenibile, no? Per favorire l'incontro tra produzione e consumo. Quindi le amministrazioni teoricamente dovrebbero aver già fatto molto, in pratica hanno fatto ben poco. Il cittadino potrebbe, se questo diventasse un suo desiderio, no? Un suo desiderio, potrebbe fare pressione con le forme che abbiamo. Abbiamo il voto, ma abbiamo anche dei tavoli multiattoriali che le amministrazioni Bergamo ne ha uno, si chiama Tavolo Agricoltura, dove le associazioni sono invitate e possono premere affinché appunto dalle parole e dalle firme si passi ai fatti, no? Devo dire che c'è molta più responsabilità comunque dal punto di vista delle amministrazioni, c'è molta più sensibilità, quindi insieme si possono fare tante cose, non solo a livello locale. Io penso che la dimensione locale sia quella più importante per il sistema del cibo, però insomma chiaramente poi a scalare fino a livello europeo, no? Che adesso con il New Deal, il Green New Deal, con il Green Deal, no? Sta facendo tutta una serie di proposte, di politiche, di regolamentazione, una molto bella anche qui a parole, si chiama From Farm to Fork, dalla fattoria alla forchetta. Anche qui anche gruppi come il vostro, associazioni importanti ambientaliste come la vostra, ma anche quelle più meno organizzate come gruppi d'acquisto, dovrebbero tenere un occhio un po' da strabismo di Venere, uno sulla pratica ma uno sulla politica, cioè bisogna fare pressione sulle istituzioni, anche perché le istituzioni hanno bisogno della nostra pressione, perché se si sentono poco pressate su un tema, danno retta ai vari populismi, quindi se noi facciamo pressione, chi ha voglia di portare avanti queste politiche si sente incalzato, ma anche sostenuto dall'opinione pubblica e dalla cittadinanza attiva. Spesso si lamenta che le istituzioni non sono abbastanza efficienti. Alle volte sono i cittadini che girano le spalle troppo presto alle istituzioni. Bisognerebbe premere e poi fare un pezzo di strada insieme. Ecco, un limite dei gruppi d'acquisto solidale, di queste forme di auto-organizzazione, secondo me è un po' questo. Hanno passato tanto tempo a fare la pratica, inventare la buona pratica, ma hanno un po' perso l'occhio sul fatto che è la politica che poi rende queste buone pratiche accessibili a tutti. Certo, tu prima hai citato Expo, che è stato un punto di riferimento quantomeno per qualche mese del tema dell'alimentazione, più o meno riuscito, qui potremmo aprire un altro capitolo enorme, però ha avuto il pregio di portare all'attenzione alcune tematiche e di farne parlare un po' tutto il mondo. Ci sono degli esempi più virtuosi a cui dovremmo tendere, o forse noi stessi come Europa unita siamo già un buon esempio da esportare nel mondo? Beh, sicuramente se pensiamo alla situazione dei sistemi di cibo americano siamo un buon esempio, nel senso che cioè, l'Europa ha tutta una serie di garanzie, di regolamentazioni che comunque sono molto a protezione del consumatore. Anche lì è tutto migliorabile, adesso c'è molta polemica per esempio rispetto a questa etichettatura a semaforo che si sta diffondendo, che potrebbe molto danneggiare per esempio... Esatto, per esempio la dieta mediterranea, però anche lì bisogna stare al passo, studiare, fare pressione, partecipare. Penso che comunque se guardiamo il sistema di distribuzione e di produzione del cibo europeo, quello americano o anche latinoamericano, non ci siano dubbi che comunque il nostro sistema, ma in generale, cioè va tutelato, va migliorato, va principalmente tutelato. Anche qui molte volte come cittadini ci lamentiamo molto delle cose che non funzionano, dovremmo a mio avviso invece stare molto attenti che le cose che funzionano magari non come vorremmo continuino a funzionare e dall'altra parte cercare che migliori il funzionamento, non buttare a mare tutto quello che è stato fatto, no? Però sì, c'è molta preoccupazione anche rispetto alla regolamentazione dello scambio internazionale, c'è molta, molta attenzione e deve essere mantenuta.
ecco, insomma, il ruolo anche di associazioni come le vostre è anche quello di aiutare i cittadini ad affrontare temi che sono anche molto complessi, e vostre ma anche nostre come professori, ovviamente, no? Bisognerebbe veramente sì, seguire molto questa, ecco, un limite ancora mi viene in mente di questa idea del consumo che può salvare la produzione, la biodiversità. Secondo me è limitante nel momento in cui associazioni come le vostre o studi come i miei si limitano solamente a guardare al lato del consumatore o del cittadino, no? Abbiamo bisogno invece di tenere entrambi i lati. Sicuramente è importante il ruolo che hanno i cittadini, ma è importante anche il ruolo che svolgono le istituzioni, no? Quindi associazioni, accademia, devono veramente porre attenzione su come va la politica, no? Non solo per criticarla, ma per incalzarla. Ecco, forse dovrebbe essere finito il momento della critica, ma dovrebbe riniziare il momento dell'incalzare la politica, perché la critica porta a quello che abbiamo visto, la critica senza proposta. Assolutamente. Dai, diciamo che questa prima intervista, chiacchierata di Dirama è un punto di partenza. Sicuramente ci impegneremo molto a far sì che questi temi siano sempre più sentiti e sempre più importanti anche per l'agenda politica, non solo per le nostre belle condivisioni e le nostre associazioni. Io ti ringrazio tanto, Francesca, per il tempo che ci hai dedicato e per questi spunti molto interessanti sui quali abbiamo iniziato, perché lo ripeto, abbiamo iniziato un percorso lungo e chissà, magari ne faremo altre di queste chiacchierate. Grazie anche a chi ci ha seguito, ai commenti che sono arrivati, li ritrovate sotto questa intervista che poi resterà sulla pagina di Legambiente Bergamo. Cinzia Teruzzi ha anche mandato un link ad un articolo molto interessante di Internazionale, vi invito a dare una lettura. Grazie ancora, Francesca, e a tutti. Grazie a voi, in bocca al lupo per questo festival digitale, speriamo di vederci presto di nuovo, di poterci toccare. Assolutamente, un po' manca l'aspetto della socialità di persona, insomma, sì. Gli abbracci, le strette di mano. È sempre stato meglio di niente, no? Assolutamente. Anche questi momenti di condivisione online, di pensieri, abbiano rafforzato anche determinati immaginari, idee. Penso che potremmo uscirne bene. Sicuramente ci ha aiutato a vedere anche nuovi scenari che la tecnologia può aiutare, ecco. Da questa emergenza qualcosa impariamo, speriamo tanto. Speriamo, perché dobbiamo tornare al futuro, non al passato. Esatto. Grazie a tutti e vi rimando al sito www.dirama.eu per il calendario di tutte le iniziative che da oggi partono e vi terranno compagnia. Grazie ancora, un saluto. Ciao. Ciao.